il presidente del centro culturale, centro studi Machiavelli, Daniele Scalea. Benvenuto presidente, grazie per essere qui con noi. Grazie a te, Pierluigi, buon pomeriggio. E io come sempre ti ringrazio perché, lo segnalo anche agli ascoltatori, se andate su centromachiavelli.com, il sito online, potete avere degli aggiornamenti e delle informazioni che non arrivano dai giornali. Per esempio, quelle due notizie su quello che è accaduto negli Stati Uniti, adesso ti do la parola per spiegarlo, Daniele. Sono una fotografia molto inquietante e io introduco così la domanda. Daniele, dopo aver letto il tuo editoriale, tra l'altro adesso lo mettiamo anche a disposizione di chi ci segue, eccolo qua, l'auto da fè, censure, ritrattazioni. Galileo oggi sarebbe sovranista probabilmente, Daniele. Eh sì, è una battuta giusta perché effettivamente il clima non è molto distante da quello. Oggi siamo effettivamente in una fase di caccia alle streghe ideologiche. Io presto sempre molta attenzione a quello che succede negli Stati Uniti perché non bisogna mai dimenticarsi che poi quello che succede negli Stati Uniti tempo, pochi anni se non pochi mesi, arriva qui da noi. Chi conosce il clima che c'è nelle università, già oggi nelle università italiane sa benissimo che stanno ricalcando in maniera molto fedele quello che è successo negli Stati Uniti negli scorsi anni, quindi il punto di arrivo è il medesimo. E lì c'è un clima veramente di estremismo ideologico, di indottrinamento, di adesione obbligata a quella che è l'ideologia politicamente corretta. Che è diventato totalmente, come dire, soffocante. Lì nell'articolo che citavi ho riportato un paio di esempi, sono veramente due esempi quasi presi a caso, perché ormai c'è un'abbondanza tale di notizie simili che uno potrebbe veramente farci un articolo simile ogni giorno. E lì riportavo due casi, uno di un gruppo di studiosi di questa università americana di Michigan che aveva fatto uno studio statistico osservando quelli che erano i casi di incidenti con scontri a fuoco che avevano coinvolto la polizia, ricavandone da un punto di vista proprio dell'analisi dei dati, quindi quello che è successo sul terreno, che non si potevano trovare prove di pregiudizi razziali contro gli afroamericani. E questa ricerca poi dell'anno scorso, ma che ovviamente è diventata molto d'attualità in questi giorni, ha suscitato un putiferio. C'è stato il vicepresidente responsabile per la ricerca, non per questa specifica ricerca, per tutta la ricerca dell'università, ma quindi che è quello che sceglie anche l'allocazione dei fondi, che si è dovuto dimettere, e gli autori di queste ricerche, che pur continuando a sostenere che sia giusta, che sia corretta, hanno chiesto di ritirarla. Perché dicono viene utilizzata dalle persone che sono critiche di Black Lives Matter, cioè che è una cosa totalmente inusitata a livello accademico, cioè tu ritiri uno studio soltanto se ti accorgi di aver sbagliato qualcosa, non esiste che lo ritiri perché qualcuno citandolo tra l'altro in maniera tutto sommato fedele la utilizza come argomentazione politica. Ed è evidente che poi tra l'altro addossare la colpa a questi commentatori di destra che utilizzano quella ricerca è un modo per riuscire in qualche modo a ingraziarsi invece coloro che stanno facendo la censura, che stanno orchestrando questi licenziamenti, che stanno dall'altra parte. Quindi è l'ennesima riprova del clima di terrore che c'è stato. E poi un caso anche non meno eclatante, che cito proprio in quell'articolo, di un analista dati politico di Parte Democratica. Lui lavora per una società di consulenza che è legata al Partito Democratico, ha lavorato nella campagna di Barack Obama, il quale su Twitter, i social poi ormai sono diventati veramente delle trappole, nel senso che ci sono questi gruppi, queste persone specializzate nel scandagliarti i profili social per trovare se hai detto una parola fuori posto, cioè una parola che non risponde ai dogmi del politicamente corretto e dopo ti fanno licenziare. No, questo addirittura lui non è che abbia scritto, ha ripreso, ha ritwittato quello che ha scritto uno studioso
afroamericano, il quale, avendo indagato gli effetti che le proteste di piazza, le manifestazioni e i disordini hanno sul comportamento elettorale, questo studioso afroamericano diceva: attenzione, perché se le manifestazioni pacifiche storicamente hanno portato voti al Partito Democratico, invece quelle violente hanno favorito i repubblicani. Questo analista dati ha semplicemente riportato questa notizia ed è successo il finimondo, alla fine l'hanno licenziato. E lui, in precedenza, aveva anche fatto una ritrattazione che è forse la cosa più raggelante di tutta questa storia, perché sostanzialmente in questa ritrattazione diceva che lui non ha il background per poter riportare, per dire una cosa del genere. Cioè, cosa tradotto da questa neolingua ideologica che c'è adesso, vuol dire: lo studioso afroamericano può scrivere questa cosa, io riconosco che in quanto bianco non potevo scriverlo. E quindi vediamo veramente che questa mitologia, questa ideologia estremista antirazzista alla fine è arrivata al contrario di quello che proclama. Cioè, ormai è sfociata nel razzismo puro, per cui tu, a seconda del colore della tua pelle, puoi dire o non dire alcune cose. Ecco, mi sembra, Presidente, che in questo clima sembra di leggere magari alcune pagine di storia, di cronaca. Mi viene in mente Cuba durante il regime castrista, mi viene in mente il terrore di Robespierre, anche se io ho una irrazionale simpatia per la rivoluzione francese, imperdonabile, ma lasciatemela, oppure il regime comunista, cioè questo clima di rivoluzione che vede tutto ciò che non si adegua come contro rivoluzionario e perciò da battere. E questo mi sembra il dato terribile che si registra da quello che tu hai riportato. In tutte le fasi in cui c'è stata un'esplosione di fervore religioso o ideologico, che poi pur senza voler mettere sullo stesso piano scusa Daniele, scusa se ti interrompo, questo perché si riallaccia al tuo ultimo intervento qui a RPL, no? Quando spiegasti, pensavamo che col sovranismo ci fosse aperta una nuova fase, invece tu hai parlato di una nuova rivoluzione culturale, di un nuovo 68 che vorrebbe a questo punto spazzar via tutto, mi ricordo. Sì, è questo clima appunto di fervore ideologico, ma che è paragonabile a un clima di fervore religioso, poi a tutti quei meccanismi mentali e comportamentali che conosciamo. Quindi il mondo viene diviso in buoni e cattivi, in bianco e nero, non ci sono più degli spazi di tolleranza. Se tu non stai con me, stai contro di me, e quindi devi essere distrutto in tutti i modi possibili. E quindi vediamo questi personaggi che cercano di farti perdere il lavoro, di censurare quello che sono le opinioni che non sono strettamente in linea con loro. Anche sempre per riallacciarmi a un dialogo che avevamo avuto poche settimane fa, tu ricorderai che si è parlato di quel presentatore americano Tucker Carlson, che è il conduttore del più seguito talk show americano, che è di area conservatrice, che appunto veniva boicottato, sì, da alcune grandi aziende. È notizia proprio degli ultimissimi giorni che il New York Times starebbe per pubblicare, per fare il servizio su di lui, dove non denuncia niente di particolare, cioè fa un servizio in cui parla di lui, ma dirà dove abita. Cosa che è abbastanza grave se consideriamo che lui si è già dovuto trasferire, perché pochi anni fa questi facinorosi di estrema sinistra erano andati sostanzialmente a casa sua a vandalizzarla ed è dovuto intervenire la polizia. Lui si è trasferito, e quindi il fatto che il New York Times, che purtroppo gode ancora della nomea di giornale serio, ma in realtà è una specie di manifesto in salsa, di manifesto a stelle e strisce, e per orientamento ideologico, sta per pubblicare il suo indirizzo, ed è chiaro che se lo fai una persona che ha questa storia personale, vuol dire che lo fai perché speri che vadano ancora lì a rompergli le scatole a casa e a minacciargli la famiglia, e l'obiettivo è silenziarlo. Quindi questo è, ripeto, il clima che si è creato lì. Pensavo fosse successo il contrario, cosa sarebbe accaduto. Ecco, volevo chiederti questo, dunque, lo dimostra la storia, quello che succede negli Stati Uniti poi arriva in Europa, di solito sbarca prima di tutto in Italia, di solito. Però,
E mi riallaccio alle tue considerazioni di tempo, qualche tempo fa. Noi qualche assaggio lo avevamo avuto in Europa. Se ti ricordi i fatti di Colonia, lo stupro di gruppo commesso da islamici nei confronti di donne bianche, coperto per 5 giorni dalla stampa e poi giustificato e rivisitato in miliardi di modi, oppure gli attentati islamici, Islam religione di pace, e chi dice no, non è vero, è stato, parlo per i giornalisti, è stato fustigato abbondantemente. Ecco, sembrava appunto, mi riallaccio, che il voto, no, i successi elettorali di Salvini, ma anche poi in Olanda, eccetera, Orban, la Brexit, avessero, come dire, un po' ridotto più miti consigli. Adesso cosa ti aspetti? Non basterebbe, forse adesso non basterà più neppure il voto per rimetterci al riparo da questa che tu hai chiamato appunto Nuovo 68. Beh, io purtroppo questi miti consigli non li vedevo nemmeno prima, perché Hai ragione, hai ragione. solo per citare i casi che dicevi tu, a quello che è successo a Colonia, la reazione non fu di fare autocritica da parte delle autorità tedesche sull'apertura dei confini che aveva portato milioni di immigrati di colpo nel paese, persone che hanno dei retroterre culturali molto diversi dai nostri, eccetera. Ma fu invece quello di imporre alla polizia di non dire più, nel caso di crimini, di che nazionalità fossero coloro che l'avevano perpetrato. Quindi è stata semplicemente la censura delle notizie. Poi sappiamo, in Germania c'è stato anche il licenziamento del capo dei servizi di sicurezza, perché si diceva che passava queste informazioni all'opposizione e così via. Sulla questione degli attentati terroristici c'è stata, nella stagione in cui erano purtroppo una regola quasi quotidiana, ci ricordiamo benissimo la trattazione dei media, dove si usava qualsiasi tipo di termine, di definizione, di aggettivo, meno islamico, quello assolutamente non si poteva dire, anche se in realtà era la matrice. E proprio adesso c'è un articolo, non ricordo se oggi o di ieri, comunque sul giornale, c'è un editoriale di Marco Gervasoni, dove riporta il fatto che anche in Gran Bretagna è intervenuto un sindacato di polizia dicendo che quando ci sono degli attentati islamici bisogna evitare di chiamare attentati islamici o islamisti, ma bisogna di attentati motivati dalla fede o attentati ispirati all'ideologia Osama Bin Laden, no? Poi, sempre per il dono della sintesi, uno ogni volta deve fare un lungo giro di parole per evitare di utilizzare quell'unica parola che invece esprime di cosa si tratta. E il voto serve se tu effettivamente porti al potere coloro che si oppongono a questo stato di cose. Ma per adesso però al potere non ci sono andati quasi da nessuna parte, cioè ci sono andati negli Stati Uniti con Trump, e comunque ricordiamoci che lui non è un monarca assoluto, perché poi al congresso non siedono una maggioranza di ferventi sostenitori di Trump. In Gran Bretagna ha i conservatori, ma sappiamo che anche Boris Johnson comunque ha delle idee sull'immigrazione che sicuramente non sono molto vicine alle nostre. In Italia la Lega è stata al governo, non dimentichiamolo mai, con il 14% dei voti, non con il 30, il 40 o il 50% dei voti. E quindi alla fine non c'è mai stata l'opposizione a questa sinistra, non è mai veramente arrivata al governo nei grandi paesi occidentali. Assolutamente. E per chiudere, appunto, tu ti raccomando, insomma, di non sottovalutare questi segnali che arrivano dall'America. Abbiamo un'opinione pubblica ancora intorpidita. Cosa c'è bisogno che succeda ancora per reagire a questi condizionamenti, a queste censure, a questi tribunali inquisitori? Purtroppo non ci sono facili soluzioni, nel senso che serve il lavoro metodico, l'impegno di tutti, bisogna informarsi, bisogna informare, perché queste cose non le troveremo ovviamente nei media mainstream, che anzi cercano se possibile, di tacerle, quando non puoi tacerle, di dipingerle in una luce diversa dalla realtà.
alla fine controllare i media serve a quello, cioè normalizzi tutto. Tu stai facendo una rivoluzione e invece racconti che tutto sta procedendo per il meglio, secondo le regole normali, senza nessuno scossone, e riesci spesso a farlo credere. Quindi lì ci vuole l'impegno individuale di ognuno a informarsi, informare, chiarire le persone che ci circondano cosa sta succedendo e impegnarsi anche non solo quando arriva il momento del voto, ma nella propria quotidianità, cercando di sensibilizzare sia i cittadini sia i politici su questi temi, in modo che poi quando auspicabilmente ci sarà un cambio di forze al governo si sia pronti a prendere delle misure per fermare questo fenomeno, perché se poi anche la destra del governo non fosse pronta ad agire e a resistere a queste tendenze, allora sarebbe stato tutto inutile. Assolutamente. Allora io segnalo ancora il sito del Centro Studi Machiavelli, centromachiavelli.com, sul profilo Facebook, adesso vi sto anche mostrando l'editoriale del presidente del Centro Studi, Daniele Scalea. Daniele, grazie come sempre per la tua cortese disponibilità e anche per aver esposto fatti così significativi con grande chiarezza, ma anche con tutti i particolari. Ti ringrazio e risentirci a presto, naturalmente. Grazie, buon proseguimento.